rombo di una Lamborghini Huracan in dotazione alla Polizia di Stato per il trasporto di organi, all'etilometro e alla prova con gli occhiali che ti fanno camminare in un percorso come se avessi assunto alcol o droghe. La Polizia Stradale di Arezzo celebra così la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, presentando uomini e mezzi anche in occasione del 75° anno dalla riorganizzazione del corpo. La vita è preziosa e ancora sulle strade se ne perdono troppe. A questi ragazzi viene dunque fatto capire quanto basta, davvero poco, per rimetterci la vita o rovinarsela per sempre. Dati ACI, la maggior causa di incidentalità rimane la distrazione e lo smartphone è il principale responsabile. È necessario che soprattutto i ragazzi, che quindi saranno coloro che si metteranno sulle strade domani, abbiano la consapevolezza che la sicurezza va ricercata da tutti i punti di vista. La sicurezza stradale non è soltanto il rispetto del segnale stradale, il rispetto del limite di velocità, è la capacità di comprendere che la strada è un bene pubblico, va rispettata per se stessi e per gli altri in tutte quelle che sono le sue manifestazioni, e che non esistono delle strade astrattamente pericolose, esistono dei comportamenti imprudenti, e quindi bisogna far comprendere soprattutto ai ragazzi, ma a tutti quanti noi, che l'unico modo per mettersi alla guida, per affrontare la strada, è quello di adottare comportamenti estremamente prudenti.